Nell'esclusiva e prestigiosa cornice del concorso d'eleganza Villa d'Este sono stati tolti i veli alla BMW Pininfarina Gran Lusso Coupé, esemplare unico, frutto della partnership tra due dei nomi più ricchi di tradizione dell'industria automobilistica. Si tratta dell'interpretazione esclusiva di un coupé BMW visto con gli occhi del carrozziere piemontese, che potrebbe anticipare addirittura il futuro ritorno della BMW Serie 8. Il prototipo si caratterizza per i suoi profili tesi e per le tipiche proporzioni BMW, con cofano motore allungato e abitacolo arretrato. Dietro la curva laterale, nel disegno del finestrino, campeggia il logo V12, a indicare il potente motore 6 litri da 536 cavalli che spinge la BMW Pininfarina Gran Lusso Coupé. A bordo si fondono sportività, esclusività e comfort per offrire un'esperienza unica ai quattro passeggeri. Ancora un successo di Peugeot alla 25 ore di Magione, gara di consumo e durata per auto di serie. Dopo le quattro vittorie consecutive, dal 2009 al 2012, anche quest'anno Peugeot è stata ancora protagonista della lunga sfida che si è consumata sulle strade che costeggiano il lago Trasimeno e sulla pista dell'autodromo di Magione, dove c'è stata la consueta full immersion notturna. Ad aggiudicarsi il primato è stata la 3008 Hybrid 4, portata in gara dal team Panorama Auto Mondadori, che ha dominato la classifica riservata alle vetture ibride, concludendo le 25 ore di competizione alla notevole media di 53,887 km/h. Kia Motors ha annunciato che le sue immatricolazioni globali di maggio hanno registrato un'impennata del 3% rispetto allo stesso mese del 2012, arrivando a quota 244.177 unità. La casa coreana è cresciuta, soprattutto in Cina, e in misura minore in Europa, ma ha perduto terreno in patria, in Nord America e negli altri principali mercati, tra cui Sud America, Medio Oriente e il resto dell'Asia. Rimane comunque più che positivo l'andamento nei primi 5 mesi dell'anno, con un incremento del 3,1% per un totale di 1.139.885 esemplari venduti. La nuova Volkswagen Golf GTD è pronta a sbarcare nelle concessionarie italiane. La fase di prevendita è iniziata questa settimana, mentre in realtà per la commercializzazione vera e propria bisognerà attendere la fine del mese, con prezzi tra 31.500 e 33.400 euro. GTD è l'acronimo di Gran Turismo Diesel, tre lettere che descrivono alla perfezione una vettura che ormai da oltre 30 anni assicura il massimo divertimento di guida, abbinato a un'efficienza nei consumi da record nel segmento di appartenenza. Valori che vengono riproposti e migliorati ulteriormente in questa nuova versione, forte di un motore turbo diesel 4 cilindri di 2 litri da ben 184 cavalli e 380 Nm di coppia, abbinato di serie al cambio manuale a 6 rapporti o in opzione a quello DSG a doppia frizione, sempre a 6 marce e alla trazione anteriore. Da primato i consumi e le emissioni di CO2, rispettivamente 4,2 litri per 100 km nel ciclo combinato e soltanto 109 grammi al chilometro.